Salute a tutti. Abbiamo visto nell'ultimo video come uno dei tasselli del teorema Torrisi su Salvatore Vinci sia caduto miseramente. Il primo tassello, quello del presunto omicidio della moglie Barbarina Steri, che sarebbe avvenuto in Sardegna nel 1960. Esaminando la sentenza, abbiamo visto che questo presunto omicidio non fu affatto un omicidio, ma fu un suicidio, dovuto alla delusione che la ragazza ebbe per il comportamento poco corretto del suo amante, Antonio Pili, che addirittura c'è il sospetto possa aver avuto in mente di farla prostituire, magari in modo casereccio, magari tra amici, come con il sordomuto Aresti. Ecco, questo primo tassello del teorema Torrisi è caduto, un teorema che, ricordo, in breve prevedeva che Salvatore Vinci avesse iniziato a uccidere già nel 1960 la moglie, avesse continuato poi con il 68, con il delitto del 68, Barbara Locci e Antonello Bianco e poi dopo con quelli del mostro. Ecco, in questo video cercheremo di dare un'occhiata al delitto del 68, perché qui di delitto si deve parlare, in questo caso non ci sono dubbi. Un delitto al quale presumibilmente parteciparono più persone, bisogna vedere se tra queste persone ha senso inserirci anche Salvatore Vinci. Allora, non raggiungeremo certezze, come nel caso, io credo, del presunto omicidio di Barbarina Steri. Lì ci sono certezze che non fu un omicidio, ma fu un suicidio. Insomma, io penso che dubbi non ce ne siano. Nel caso del delitto di Signa è talmente intorcinata la situazione con le confessioni, ritrattazioni, versioni varie di Stefano Mele che lì la verità è un po' più difficile da intravedere. Però io credo che, almeno da un punto di vista logico, almeno come proposta di ricostruzione storica, si possa arrivare a decidere se ha senso vedere Salvatore Vinci all'interno del gruppo degli assassini. Allora, io ricordo che dopo il delitto di Vicchio, durante il quale in carcere c'erano i due cognati, Piero Mucciarini e Giovanni Mele, dopo quel delitto, Rotella si trovò alle prese con una verità che era molto scomoda. Quello che lui aveva creduto potesse essere diventato il mostro di Firenze, Giovanni Mele, non era il mostro di Firenze perché al delitto di Vicchio era in carcere. E a quel punto lui dovette per forza pensare a un'alternativa. Un'alternativa che però per Rotella era sempre nell'ambito del gruppo dei Sardi. Cioè, secondo lui, questo l'abbiamo già visto tante volte, ma ripetiamolo un attimo. Secondo lui, la pistola non poteva essere uscita dall'ambiente dei Sardi, quella pistola che aveva ucciso Assigna e che poi stava uccidendo anche le coppie di giovani innocenti ad opera del mostro, quella pistola era rimasta, secondo lui, nel gruppo degli assassini di Signa, per cui il mostro non poteva essere che uno di loro. Era rimasto Salvatore Vinci, non ce n'erano altri. Perché ricordo che Francesco Vinci, sospettato prima di Giovanni Mele, era in carcere anche lui quando ci fu il delitto di Giogoli e poi anche quello di Vicchio. Rotella pensò a Salvatore Vinci, ma come ci pensò? Ci pensò cercando di dare un senso alla prima confessione di Stefano Mele. Una confessione del 23 agosto 1968, 2 giorni dopo il delitto, nella quale appunto Salvatore Vinci era stato tirato in ballo come complice istigatore, fornitore della pistola e accompagnatore sul posto con la macchina di Stefano Mele. Allora, Rotella, bisogna riconoscere che nella sua sentenza fu molto onesto nel descrivere il suo lavoro, il suo metodo di lavoro. E il suo metodo di lavoro gli suggerì in quel momento di pensare appunto all'intervento della coppia nel delitto della coppia Stefano Mele-Salvatore Vinci e non alla presenza dei cognati. Scrive in sentenza, rileggendo le dichiarazioni del 1968, si profila un'altra ipotesi di lavoro.
Mucciarini potrebbe aver appreso la verità da Mele la mattina in cui si recava in casa sua con i cognati Teresa e Marcello Chiaramonti. Ricordo che la mattina del 23, in cui Mele poi confessò di essere stato lui l'assassino con la complicità di Salvatore Vinci, a casa di Mele erano andati Mucciarini, l'altro cognato Marcello Chiaramonti e la moglie di questi, sorella di Mele, Teresa. Erano andati, c'era il bambino con Mele, erano andati a prendere il bambino, poi molto probabilmente Teresa e Chiaramonti tornarono a Scandicci dove abitavano, tra l'altro abitavano vicino a Mucciarini. Mucciarini accompagnò Stefano Mele in caserma, probabilmente lo accompagnò a piedi perché la caserma dei carabinieri di Lastra e Signa distava circa 500 metri dalla casa di Stefano. Lo accompagnò e poi si offrì di aiutarlo nell'interrogatorio. Mele non sapeva parlare bene l'italiano, ma poi insomma fece capire ai carabinieri che avrebbe anche fatto in modo che Stefano dicesse la verità. Continua Rotella. Lui dice appunto che l'ipotesi potrebbe essere quella di Mucciarini che si sarebbe reso conto, parlando con Stefano la mattina, che il delitto era stato compiuto da Stefano Mele più Salvatore Vinci e avrebbe cercato di fargli dire questa verità. Convintosene, avrebbe indotto Mele a dirla. Di qui vuoi l'indirizzo dato a Natalino di chiamare in causa suo padre già il 24 agosto successivo, vuoi quello che il bambino esplicitamente gli attribuiva di dire di aver visto Salvatore tra le canne. Ecco, Rotella fece l'ipotesi che Mucciarini avesse convinto Natalino a dire di essere stato accompagnato dal padre e a dirgli anche di dire di aver visto Salvatore fra le canne. Questo secondo elemento sarebbe poi uscito dalle parole stesse di Natalino che avrebbe detto «Lo zio Piero mi disse di aver visto Salvatore fra le canne». Ma Rotella ci mette dentro anche la possibilità che Mucciarini potrebbe aver detto al bambino «Di anche che ti ha accompagnato tuo padre». Questa è una cosa un po' strana, a dire il vero, perché poi si sarebbe capito che invece l'idea di Rotella era quella che ad accompagnare Natalino non sarebbe stato il padre ma sarebbe stato Salvatore. Comunque questa è l'ipotesi. Ma cosa successe? Che questa ipotesi di lavoro fu tenuta buona per quasi un anno, cominciando a indagare su Salvatore Vinci, fino a quando, a giugno dell'85, con il materiale che era stato acquisito tramite i pedinamenti di Salvatore Vinci, gli interrogatori di vari testimoni, le indagini a Villa Cidro, tutte cose che abbiamo già visto, Torrisi assieme a Rotella e a Izzo tutti e tre andarono da Mele a farsi dire la nuova verità. E ci andarono, l'abbiamo visto, con in tasca un'arma formidabile, cioè la minaccia di farlo tornare in carcere, tramite l'accusa di calunnia nei confronti di Francesco Vinci. Sappiamo che poi Mele in carcere ci andò e sappiamo anche che Mele tirò dentro Salvatore Vinci come volevano, però lo tirò dentro in che modo? E non nel modo che Rotella e Torrisi si aspettavano, ma in un altro modo. Leggiamo dalla sentenza Rotella. Tirò dentro Salvatore Vinci, ma non cessava ad accusare coloro che aveva incolpati in precedenza, ad eccezione di Vinci Francesco e Cotrona Carmelo, che ammetteva di aver falsamente incolpati. Cioè, allora, Francesco Vinci, che già da tempo aveva detto che non c'entrava niente, e anche Carmelo Cotrona, quelli non li ritirò in ballo. Però lasciò colpevoli ancora il fratello e i due cognati, li lasciò dentro. In seguito non si è spostato, continua Rotella, non si è spostato dalla posizione assunta, che non è di chiara, decisa ed esclusiva accusa contro Salvatore Vinci, a differenza che in passato, sembrando piuttosto preoccupato dell'Inquisizione. E qui bisogna dare atto a Rotella che è molto onesto, perché Rotella dice sembrando piuttosto preoccupato dell'Inquisizione. Cioè qui si capisce che le parole di Stefano Mele potrebbero essere state, e io ritengo che lo sia, che lo fossero, potrebbero essere state molto influenzate dalla minaccia che c'era di farlo andare in carcere, che poi in carcere ci andò davvero.
Sentiamo cosa dice Torrisi nel suo rapporto su questa nuova verità di Stefano Mele, che aveva tirato in ballo Salvatore Vinci, lasciando dentro però il comando che aveva confessato in precedenza di due cognati, Mucciarini e Chiaramonti, il fratello e lui stesso. Mele Stefano ha detto la verità, ma disseminandola nei suoi numerosi interrogatori, mescolandola per vari motivi di opportunismo calcolato, insieme alle menzogne che smentiscono chi pensa di considerare questo individuo non perfettamente sano di mente. Per cui, secondo Torrisi, anche quell'ultimo racconto di Mele, dove appunto c'era dentro Salvatore assieme agli altri, faceva parte di questo insieme di verità che lui aveva via via detto, poi vediamo quali. Da un esame accurato si ritiene di poter affermare che le verità pronunciate dal Mele sono rilevabili dai seguenti interrogatori. E qui Torrisi sceglie tra i vari interrogatori, tra le varie versioni che Mele aveva fornito negli anni a partire dal 68, sceglie quelle che secondo lui facevano parte della verità. Ecco, ora non serve nemmeno ma bene dirlo, questo è un lavoro molto pericoloso, è un lavoro forse cherry picking, come si chiama, qualcuno ha accusato me addirittura di farlo. Io non credo di fare quel lavoro lì, però sembra appunto che sia un metodo con il quale, dato un insieme di elementi, si vanno a prendere proprio quelli che possono così corroborare la propria idea. E io penso che Torrisi incorse certamente in questo pericolo, ma vediamo quali erano i momenti in cui Mele, secondo lui, avrebbe detto la verità. Il primo è il 23 agosto 1968, in cui accusa per la prima volta Vinci Salvatore. E qui sarebbe il momento in cui, abbiamo detto, Mele arriva in caserma la mattina, 2 giorni dopo il delitto, la mattina, assieme a Mucciarini, e dice: Salvatore mi ha dato la pistola, Salvatore mi ha accompagnato sul posto, Salvatore mi ha detto di uccidere e io ho ucciso. Questa sarebbe la prima verità di Mele. Poi la seconda verità, quando arriva? Il 24 gennaio 1984. Ecco, in mezzo c'è tutta una serie di accuse di Mele, principalmente a Francesco Vinci, ma anche a Carmelo Cutrona. Ecco, queste Torrisi le esclude. Si riparte con il 24 gennaio 1984, in cui, sentito in merito al rinvenimento del noto biglietto, accusa il fratello Giovanni e il cognato Mucciarini Piero. Ecco qui. Entrano dentro anche questi due. Entrano dentro perché abbiamo visto che quando Mele poi tirerà in ballo ancora Francesco e Salvatore Vinci, questi due resteranno dentro, cioè non saranno tolti. Per cui Torrisi ci mette anche loro. Andiamo avanti al 12 giugno 1985, ove accusa Vinci Salvatore, Mele Giovanni e i cognati Mucciarini Piero e Chiaramonti Marcello. Il 12 giugno 1985 sarebbe il momento in cui, dopo averlo pungolato, averlo messo in carcere con l'accusa di calunnia nei confronti di Francesco Vinci, alla fine Mele cedette e disse che insieme a loro c'era stato anche Salvatore Vinci. Però continuò a dire di essere stato lui, Mele, ad accompagnare Natalino, cosa che stranamente i suoi interlocutori non credevano, chissà perché, non ci credevano proprio, volevano che ad accompagnare Natalino fosse stato Salvatore Vinci. E in effetti, dopo l'estate, il 18 settembre 1985, Mele li accontentò. Per cui in quell'occasione dichiara che ad accompagnare il bambino è stato Vinci Salvatore. Eccole qua, sono 4 punti fondamentali in cui Torrisi identifica le verità di Stefano Mele. Secondo lui, in queste 4 occasioni Mele avrebbe detto la verità. Ma allora, vediamo un po' i difetti di questo scenario. Uno scenario in cui vengono messi assieme Salvatore Vinci e i parenti di Stefano Mele. Allora, perché Salvatore Vinci avrebbe partecipato a questo delitto? Secondo Torrisi avrebbe partecipato perché? Perché avrebbe ripreso dopo diversi anni, dopo che la loro relazione era stata interrotta all'inizio degli anni 60 tra Salvatore Vinci e Barbara Locci. Ricordo che
Questa relazione era iniziata all'incirca nel 60, molto probabilmente aveva anche portato al concepimento di Natalino. Questa è un'ipotesi che poggia su delle buone basi. Lo disse la stessa Locci, furono i parenti di Mele a dire questa cosa. Ma poi anche guardando Natalino, Natale adulto, confrontato con Salvatore Vinci, francamente si vede una grande somiglianza, per cui insomma è un'ipotesi possibile. Ma comunque, a parte questo, nel 62 poi Salvatore Vinci si sposò con Rosina Massa, è probabile che la loro relazione fosse finita o comunque fosse finì, insomma. Salvo poi riprendere quando Barbara Locci andò ad abitare all'Astrassigna nel 67, quando già era entrato anche il fratello Francesco, ma insomma pare che questa relazione fosse ripresa. Una relazione che, dalle parole di Mele, avrebbe portato a delle depravazioni, cioè Salvatore Vinci portava Barbara Locci, questo secondo Mele, la portava alle cascine, a cercare altri uomini, andavano anche Mele e il bambino che poi che stavano da una parte naturalmente, e poi vabbè, insomma, si può immaginare che poi Salvatore Vinci si sarebbe buttato in mezzo anche lui, insomma, sarebbe stato questo clima di depravazione. Ecco, secondo Torrisi, Barbara Locci si sarebbe ribellata a questa situazione. E andando a cercarsi degli amanti più normali e più giovani, come il fratello Francesco e come il povero Antonio Lobianco, che poi ci rimise la vita. Ecco, il Salvatore Vinci avrebbe avuto questa, si sarebbe arrabbiato per questo motivo e avrebbe deciso di uccidere la donna. Dall'altra parte, i Mele avrebbero avuto un odio per la donna e questo le avrebbe convinti a ucciderla. Però un odio perché? Perché la donna svergognava la famiglia e poi dilapidava, secondo loro, i pochi soldi di Stefano. E infatti Rotella, nella sua sentenza, lo scrive, dice: gli amanti della Locci erano considerati in guisa di sfruttatori. Però qui sembra un po' strano che proprio con uno dei suoi sfruttatori i Mele si fossero accordati, Salvatore Vinci, e questa è una cosa un po' strana. Ma a dire il vero, anche Salvatore Vinci, supponendo pure che avesse avuto queste motivazioni per uccidere la donna, ma cioè si sarebbe messo assieme ai Mele per fare quest'operazione? Cioè non è che si trattava di andare a fare una punizione punitiva contro un gruppo di mafiosi. Cioè, Salvatore Vinci, che bisogno aveva di portarsi dietro quattro persone che avrebbero fatto cosa? Erano in cinque con una pistola sola, una pistola tra l'altro, una pistola da tirassegno. Erano andati in cinque a uccidere una coppia di amanti che non avevano armi, non erano armati, stavano facendo l'amore. Cioè, Salvatore Vinci, che io ricordo come, questo l'avevo già detto in un video precedente, ma questo è il modo in cui viene descritto da Torrisi. Trattasi di un individuo dalla personalità sicuramente complessa, furbo, aggressivo, violento, vendicativo, rozzo, ma intelligente, determinato, perfido e diabolico. Cioè, un personaggio così intelligente si sarebbe creato un grosso problema portandosi dietro quattro persone che avrebbero potuto denunciarlo. Insomma, cioè, queste cose meno persone le sanno, meglio è. Qual era il senso di portarsi dietro tutti questi? E loro di andarci, tra l'altro, no? Ripeto. Non è che era un gruppo che andava a fare una punizione, una spedizione punitiva nei confronti di un altro gruppo, di persone armate, malviventi, per cui dovevano essere in tanti anche loro. E andavano a uccidere due amanti in una macchina di notte, assolutamente inermi, senza armi. Che senso aveva questo comando di cinque persone? Cioè, se Salvatore Vinci voleva uccidere Barbara Locci, non aveva bisogno di portarsi dietro questi qua. Tra l'altro, con uno debole come Stefano Mele, che avrebbe potuto denunciarlo, come poi in effetti successe. Tra l'altro, per capire meglio il sentimento dei Mele nei confronti degli amanti di Barbara Locci, bisogna ricordare un episodio. Cioè, questo episodio avvenne all'Astrassigna nel 67-68, probabilmente nel momento in cui Stefano era in ospedale con la gamba rotta, probabilmente nel febbraio del 68.
Stefano aveva Stefano e la Loci avevano un debito con un bottegaio, probabilmente avevano il libretto che si usava una volta. Una volta si usava un libretto nel quale giorno per giorno venivano scritte tutte le spese che venivano fatte da un certo esercente. Alla fine del mese si faceva il conto e veniva saldato il debito, se l'esercente naturalmente aveva fiducia nelle persone che compravano. È molto probabile che Mele non avesse saldato questo debito e allora era intervenuto il padre Palmerio e aveva mandato Mucciarini a pagare. E Mucciarini si era trovato di fronte a una situazione molto antipatica perché il negoziante gli aveva detto: "Saldi il debito anche di quell'altro", dove quell'altro era Francesco Vinci che si era installato in casa Mele nel momento in cui Mele era in ospedale probabilmente. E ci fu naturalmente una situazione di vergogna perché c'erano anche altre persone nel negozio e si può immaginare poi Mucciarini quando andò a casa a dirlo agli altri, insomma era una situazione di vergogna. Per cui una situazione di vergogna però che dall'altra parte vedeva i rivali di Stefano che approfittavano della Loci ma approfittavano anche dei suoi soldi. In questo caso era Francesco, ma non è che c'era molta differenza con Salvatore. Anche con Salvatore si scoprì che c'erano stati vorticosi giri di cambiali, prestiti. Stefano aveva detto che aveva prestato 300 euro, metà lui e metà la moglie, a Salvatore. Insomma, era una situazione in cui Mele, dall'altra parte, non vedevano un alleato, ma vedevano un nemico. E ora che loro si mettessero assieme per andare tutti a commettere questo omicidio, ma è una cosa un pochino poco credibile. Ma a questo punto andiamo a vedere il movente che avrebbe avuto Salvatore per uccidere questa donna. E abbiamo visto che il movente, immaginato da Torrisi era quello della gelosia sostanzialmente. Ma allora, una gelosia a Salvatore Vinci è difficile che gli si possa imputare. Lui le donne non è che ci tenesse più di tanto, le metteva in comune con altri uomini. Insomma, pensiamo, partiamo da Barbarina Steri, la moglie. Allora, il 3 dicembre c'era stata questa storia delle foto che erano state fatte a lei, all'amante, mentre erano in rapporti intimi. Salvatore era andato, mi sembra, a denunciare il fatto anche ai carabinieri. Ma poi era rimasto lì, cioè non è che aveva mandato via la moglie, la moglie era rimasta lì. Quando la moglie si uccise era il 14 di gennaio, era passato più di un mese e Salvatore era ancora lì, la moglie era ancora lì, loro litigavano, fu testimoniato anche dal padre della ragazza, loro litigavano, però lui non è che la mandò via o andò via lui, insomma. Era lì, per cui più di tanto credo che questo tradimento non l'avesse sconvolto. Magari sperava di entrare anche lui in mezzo. Poi andiamo avanti con la moglie. La moglie, Rosina Massa, la seconda moglie, si legge nel rapporto Torrisi. Salvatore, pochi giorni dopo il duplice omicidio di Signa, aveva preso in casa con sé Nicola Antenucci. Questo Antenucci l'abbiamo già nominato, poi lo ritroveremo ancora in questo video. Era quel ragazzo che, un po' sbandato, che Salvatore conobbe pochi giorni prima del delitto, la domenica prima del delitto, e lo portò in casa, e che naturalmente con le mire, gli offrì anche del lavoro, con le mire naturalmente di metterlo dentro nel suo letto. Aveva preso in casa con sé Nicola Antenucci e cambiando domicilio se lo era portato dietro. Era stato con lui per un paio d'anni. La convivenza era bruscamente finita per un litigio al quale probabilmente non erano estranee le grazie di Rosina Massa, moglie del Vinci. Insomma, sembra di capire che questo menage a tre tra Antenucci e i due coniugi tante volte era magari diventato un menage a due tra Antenucci e la moglie di Vinci e Vinci si era un po' arrabbiato, però insomma cosa fece? Non fece niente di trascendentale, semplicemente mandò via Antenucci perché si vede che la cosa non gli piaceva più tanto, ma insomma non ne fece un dramma, la moglie rimase lì con lui e le cose andarono avanti. Poi sappiamo bene successivamente
che sia la moglie, la Massa, che la convivente successiva, Ada Pierini, raccontarono di questi incontri con sconosciuti, che insomma, in cui magari Vinci guardava oppure magari riusciva anche a entrare dentro, però insomma tutte cose che non fanno pensare a un personaggio geloso delle proprie donne, assolutamente, a un personaggio che le proprie donne le sfruttava per i propri scopi di natura sessuale. A questo punto, con Barbara Locci, poteva essere stato geloso? Lui aveva avuto questo rapporto con Barbara Locci nel 60, giù di lì. Poi sembra che lo avesse ripreso nel 67-68, ma in mezzo c'era stato il fratello Francesco. È una cosa che non lo aveva sconvolto più di tanto. C'è anche un episodio che ci dà un'idea di come Salvatore se ne fregasse del fatto che il fratello andava con la Locci. L'episodio è questo. Fu testimoniato da Antenucci nell'85. Raccontò che il giorno prima dell'omicidio, mi sembra, il giorno prima dell'omicidio, il martedì, lui era a mangiare da Salvatore. Finito di mangiare, arrivò il fratello Francesco a casa di Salvatore e tutti e tre andarono al bar Sport, lì a Baiano. Trovarono lì altri due amici, Biancalani, che era un dipendente, e Vargiu, che erano dipendenti di Salvatore, credo, e presero il caffè tutti. Poi Francesco se ne andò e gli fece una battuta a Salvatore. Che per caso vai dalla Locci, gli disse, e Francesco non rispose e andò via. Ora, questa non pare proprio la battuta di uno che era geloso del fatto che il fratello andasse a trovare la Locci, insomma, cioè, questo mi sembra abbastanza evidente. Ma allora, questa gelosia di Salvatore per Barbara Locci, da dove si evince? Quali sono gli elementi che la comprovano? Non ci sono elementi se non le parole di Stefano Mele. Sono solo quelle che potrebbero indicare una gelosia di Salvatore Vinci per Barbara Locci. Allora, cominciamo dal 23 agosto 1968, il giorno in cui Stefano Mele fece la confessione che era stato lui a uccidere, istigato da Salvatore Vinci. Cosa disse Stefano Mele? Leggiamo nel rapporto Torrisi. Oh, questo credo che sia il verbale. Il Vinci Salvatore faceva l'amante geloso di mia moglie. Più di una volta ha minacciato mia moglie di morte perché non voleva che andasse con altri. La minaccia è stata fatta a mia presenza e più di una volta era stata fatta anche a mia moglie da sola. E mia moglie mi aveva riferito le minacce del Vinci e mi aveva espresso la paura che il Vinci le aveva prodotto, talché questa più di una volta mi disse anche che un giorno o l'altro l'avrebbero ammazzata. E queste sono le parole di Stefano Mele in quell'occasione, questo è il verbale, in quell'occasione in cui accusava Salvatore Vinci. E beh, ma erano parole interessate, cioè lui voleva accusare Salvatore Vinci di averlo istigato a uccidere la moglie. Perché? Doveva dare una giustificazione. E la giustificazione era questa, perché anche lui era geloso della moglie, anche lui non voleva che la moglie andasse con questi amanti. Ora, non si può prendere questa gelosia di Vinci a riprova del fatto che avrebbe voluto uccidere la Locci, perché è una informazione che arriva da chi era interessato a dare questa versione, da Stefano Mele, e per cui non ha valore questa affermazione di Mele, non ha un valore probatorio. Lui ribadì questa accusa il giorno dopo, il 24, prima di trasferire le accuse su Francesco. In realtà il Salvatore era nei confronti di mia moglie più geloso di me. Questo l'ho già dichiarato ieri mattina ai carabinieri. Ecco, questa gelosia, se noi per esempio andiamo a leggere Dolci colline di sangue, il libro che ha fatto entrare il Mostro di Firenze in tantissime case, cioè, poi ci sono proprio queste parole. Cioè il compianto Mario Spezzi andava a prendere queste dichiarazioni di Stefano Mele come una riprova che Salvatore Vinci sarebbe stato geloso di Barbara Locci, ma non è una riprova. E sono discorsi che faceva Mele
per irrobustire, per giustificare le sue accuse contro Salvatore Vinci. Ma infatti, quando venne fuori questo discorso? Tutte le volte che Meda accusava Salvatore Vinci. Infatti, torna fuori il 12 giugno 1985. Io non ho il verbale di quell'interrogatorio, si legge nel rapporto Torrisi. Il Mele conclude affermando ancora che Salvatore ha partecipato al delitto perché era più marito lui di me, anche questa frase c'è nel libro di Spezi, e che parecchie volte gli è capitato di andare a dormire fuori casa e lui ha dormito con sua moglie. Allora, insomma, questa gelosia così tremenda di Salvatore Vinci per Barbara Locci, che addirittura gli avrebbe fatto commettere un omicidio. Da che cosa è comprovata? È comprovata soltanto dalle parole di Stefano Mele, che mi sembra che non possano bastare, no? Passiamo a un altro argomento, quello dell'alibi. Dell'alibi che Salvatore Vinci non aveva. Questo lo sappiamo già, Salvatore Vinci detto un alibi, che poi, anni dopo, sarebbe stato smentito. Vediamo come nacque quest'alibi. Il giorno, il 23, dopo le accuse di Stefano a Salvatore, Salvatore venne convocato dai carabinieri di Lastrassigna e venne interrogato nella notte tra il 23 e il 24. Ad ascoltarlo c'era il maresciallo, il Funari, il maresciallo della caserma di Lastrassigna, e anche Matassino, che veniva dal nucleo operativo dei carabinieri di Firenze. Grazie all'archivio di Francesca Calamandrei, qualche anno fa sono riuscita a recuperare il verbale di quell'interrogatorio, che era sconosciuto, era inedito. Purtroppo un po' disastrato, ma comunque leggiamo quello che si capisce da questo verbale, che è molto interessante. Queste sono le dichiarazioni di Salvatore Vinci, fatte all'1:20 della notte tra il 23 e il 24. Non è vero che ho accompagnato il Mele la sera del 21 in località Castelletti di Signa. Nego di avere preso parte comunque alla messa in atto del duplice omicidio in persona dello Bianco Antonio della Locci Barbara. La sera del 21 giugno 1968 sono ritornato a casa dal lavoro verso le ore 20:30. Sono andato a casa mia, posta in località Briglia, frazione di Vaiano. Dopo aver cenato, mi sono recato presso il locale Basport, dove sono rimasto fino alle ore 22:15 circa. Oltre a Silvano Vargiu e Nicola, un mio dipendente, mi ha visto nel Basport il gestore, che si chiama Cecchino, e altri clienti che al momento non sono in grado di indicare con esattezza. Dalla Briglia, unitamente a Vargiu e Nicola, mi sono recato presso il Circolo dei Preti, ove sono rimasto a giocare fino alle 24. Ho fatto rientro a casa mia, posta in località La Briglia, eccetera, eccetera, qui non si capisce. Presso il predetto circolo, attenzione, presso il predetto circolo, oltre al gestore, vi era un prete che faceva una partita a scacchi con un'altra persona che non conosco. Per cui qui Salvatore dà dei riferimenti di varie persone. Due sono suoi amici, Nicola Antenucci e Silvano Vargiu, ma gli altri sono persone del bar da una parte e del circolo dei preti dall'altra. Il gestore del bar Cecchini. Nel Circolo dei Preti poi c'erano un prete che giocava a scacchi e altre persone. Dopo questo interrogatorio di Salvatore, venne subito sentito Nicola Antenucci, dopo nemmeno un'ora. Il 24 agosto 1968, qui non ho il verbale, leggiamo dal rapporto Torrisi. Il 24 agosto 1968, alle ore 2:00, a meno di un'ora dall'interrogatorio del suddetto di Salvatore Vinci, Antenucci Nicola, sentito in merito, conferma la circostanza richiamata dall'altro, precisando che dalle ore 22:15 alle ore 00:30, ora in cui si erano divisi, prima di dirigersi a casa, il Vinci Salvatore non si è allontanato da lui. Per cui Nicola Antenucci conferma l'alibi di Salvatore Vinci, che fino a mezzanotte e mezzo era rimasto assieme a lui. Però qual è il problema? Che il giorno dopo Antenucci fu sentito nel pomeriggio alle 16:50 dal PM Caponnetto e si confuse. Cioè, Antenucci l'abbiamo già visto altre volte, ma comunque era un ragazzo sbandato che non aveva una casa, dormiva dove gli capitava, anche nelle case abbandonate.
E non si ricordava bene il giorno che era. Lui era convinto che il 21 fosse martedì invece di mercoledì, ma Caponnetto, che si era già convinto che Salvatore Vinci non c'entrasse con il delitto, perché Mele era passato già da Salvatore a Francesco, aiutò in buona fede naturalmente Antenucci a rifare un po' i conti, e alla fine venne fuori che quella serata passata con Salvatore Vinci era effettivamente il giorno del delitto, il mercoledì. Silvano Vargiu venne sentito soltanto il 27 maggio del 69 e confermò anche lui l'alibi di Salvatore. Ma nel 1985 entrambi smentirono. Quando ci furono le nuove indagini di Torrisi, furono sentiti entrambi. Antenucci fece tutti i conti e poi si presentò con il suo avvocato e tutto, e fece tutti i conti e collocò quella serata così assieme a Salvatore al martedì, il giorno prima, togliendo l'alibi a Salvatore. Poco tempo dopo fu sentito anche Silvano Vargiu, che disse che lui non si ricordava quella serata, ci cioè fu quella serata, ma non si ricordava quando era. Fu diciamo, un favore che fece a Salvatore, che un mese dopo i fatti gli disse: se te lo vengono a chiedere, di che quella serata che abbiamo fatto insieme era una serata di mercoledì. Io non so se gli disse: metti quella serata al mercoledì, oppure gli disse: ah, ti ricordi quella serata che abbiamo fatto quel mercoledì 21? Ti verranno a chiedere, non lo so. Però insomma, l'importante è che questo Vargiu non poteva collocare quella serata in un giorno preciso. Per cui anche la sua conferma dell'alibi di Salvatore non valeva nulla. Ma allora ragioniamo un po' su questo alibi. Allora, l'alibi con gli elementi che dette Salvatore Vinci era facilmente smentibile. A parte questi due suoi amici, ma a smentire quell'alibi sarebbero bastati gli interrogatori del gestore del bar, Cecchini, quello che lui aveva detto, e quelli che i clienti che c'erano dentro, e le persone del circolo dei preti, tra cui un prete che giocava a scacchi. Sarebbe bastato interrogare loro e l'alibi di Salvatore sarebbe caduto miseramente. Perché non furono interrogati? Non furono interrogati perché non ce ne fu bisogno. Cioè, nel momento in cui Caponnetto così si accordò con Antenucci per questo alibi di Salvatore, Salvatore non era più sospettato perché al suo posto era andato Francesco, e non ci fu nessun intervento di controllo presso queste persone che avrebbero dovuto confermare questo alibi di Salvatore Vinci. Ma se Stefano Mele avesse perseverato nelle sue accuse, è chiaro che questi sarebbero stati interrogati e Salvatore Vinci, l'alibi di Salvatore Vinci sarebbe caduto. Ma allora, un personaggio così, io ricordo ancora il personaggio, trattasi di un individuo dalla personalità sicuramente complessa, furbo, aggressivo, violento, vendicativo, rozzo, ma intelligente, determinato, perfido e diabolico. E questo è il giudizio di Torrisi su Salvatore Vinci. Ma allora, Salvatore Vinci sarebbe stato così cretino da dare un alibi di questo tipo? Smentibile subito. Poi Salvatore Vinci disse anche di essere rientrato a casa a mezzanotte, così, e naturalmente c'era la moglie a casa. Se Salvatore Vinci non avesse avuto un alibi, non aveva un alibi evidentemente, poteva dire che il suo alibi era quello della moglie. Cioè, un alibi che non sarebbe stato smentito. Insomma, lui aveva detto che era rientrato, per cui contava sul fatto che la moglie dicesse sì, è vero. Poteva accontentarsi di quello, non sarebbe stato un alibi particolarmente solido, ma non sarebbe nemmeno stato un alibi smentibile, perché la moglie avrebbe potuto continuare a dire: sì, è vero, è venuto a casa a dormire qui con me. E invece no, il furbo Salvatore si sarebbe impelagato in un alibi che sarebbe stato facilmente smentibile. Perché questo? Allora, io penso che Salvatore Vinci avesse tirato fuori un alibi. Al momento, preso un po' alla sprovvista, un alibi provvisorio, un alibi che lo avrebbe potuto tirar fuori da guai al momento, ma che se questi guai non fossero rientrati, non sarebbe bastato, e a quel punto Salvatore sarebbe stato costretto a tirar fuori un vero alibi. Un vero alibi che poteva essergli dato da persone che magari non avevano piacere a essere tirate in ballo.
Cosa aveva fatto Salvatore quella notte? Quella notte sappiamo che non era rientrato a casa. Lo sappiamo perché ce lo dice la testimonianza della moglie, che venne sentita il 14 luglio del 94 al processo Pacciani. Leggiamo questo scambio tra l'avvocato Santoni Franchetti e Rosina Massa. Chiede Santoni Franchetti: è stata sentita lei dai carabinieri in quel periodo, signora? O dalle forze dell'ordine? Sentita interrogata? Ma la Rosina Massa: sì, nell'85. Mio marito non era in casa. Quello voleva sapere? Franchetti: non era a casa. E quando è rientrato suo marito a casa? La Massa: io di preciso l'orario non me lo ricordo, però non era rientrato. Franchetti: ma rientrava sempre a casa suo marito? Massa: è rientrato il giorno dopo, succedeva spesso, spariva 2 o 3 giorni e poi. Allora, Salvatore Vinci aveva passato tutta la notte fuori. E cosa poteva essere successo? Poteva essere successo, io non penso che fosse andato in un posto tipo le cascine a cercare incontri particolari, come magari poteva fare in tanti casi, perché in quel caso non sarebbe rimasto fuori tutta la notte. Insomma, non è che poteva andare, sì, magari poteva anche dormire tra i cespugli, ma io penso che dopo una certa ora questo tipo di attività sarebbe cessata. Io penso che fosse, si fosse infilato tra le lenzuola di qualcuno, cioè mi sembra che sia l'ipotesi più ragionevole. E poi avesse passato tutta la notte tra le lenzuola di qualcuno che non aveva piacere a essere tirato in ballo, non so, un altro uomo, una coppia di coniugi, una donna, poteva essere tutto perché il personaggio era così. Ma questa persona non era il caso di tirarla fuori, se non alla bisogna. Cioè io penso che nel momento in cui ce ne fosse stato bisogno, quella persona, Salvatore, l'avrebbe tirata fuori piuttosto che essere accusato dell'omicidio, no? Io penso che mi sembra che sia questo lo scenario più ragionevole, altrimenti Salvatore non si sarebbe impelagato in un alibi smentibile, perché nel momento in cui gli avessero detto guarda che non è vero, lui si sarebbe trovato cioè, nella cosiddetta, perché avrebbe detto una bugia, era meglio non dirla quella bugia, era meglio dire a quel punto sono rientrato a mezzanotte, c'era mia moglie e ho dormito con lei, contando solo su questo alibi debole ma non smentibile. Abbiamo parlato di Nicola Antenucci. Nicola Antenucci è interessante anche per un suo racconto che ci descrive un po' il comportamento di Salvatore nell'intorno del delitto in quei giorni. Il racconto viene fatto da questo Antenucci il 15 ottobre 85, davanti a Rotella, Torrisi, quelli che erano, con il suo avvocato. È il racconto con il quale lui ricostruì bene tutti gli avvenimenti di quella settimana. Leggiamo il rapporto Torrisi. Il 18 ottobre 1985 l'Antenucci dichiara di essere in grado di poter ricostruire tutta quella settimana, partendo dalla domenica mattina del 18 agosto 1968, proprio ad iniziare dall'incontro casuale di Salvatore Vinci al bar Circolo della Briglia. Ivi, infatti, mentre l'Antenucci gioca con gli altri, ha modo di conoscere il Vinci Salvatore, il quale, chiestogli della sua posizione di lavoro ed appreso che egli è momentaneamente in malattia, gli offre di lavorare per qualche giorno con lui. La sera, ritornando nello stesso locale, ha avuto modo di conoscere anche l'operaio di Salvatore, il Biancalani Saverio, fissano e prendono accordi per l'inizio del lavoro al mattino del giorno successivo. Allora, questa è la settimana dell'omicidio. Ora, mettiamoci nei panni di Salvatore Vinci, che è domenica, al mercoledì deve andare a uccidere Barbara Locci e l'amante che era con lei. Insomma, cosa fa Salvatore Vinci? Va a questo bar, vede una preda, perché per lui era una preda, era un ragazzo giovane, probabilmente non aveva neanche 20 anni, e subito prende, e subito gli viene in mente di ghermirla questa preda, no? Perché si interessa, gli chiede se ha bisogno di lavorare, e poi vedremo che poi starà in casa con lui 2 anni, per cui si vede che gli piaceva il tipo. Ora, sì, è possibile naturalmente che possa essere successo questo, che un assassino che di lì a poco dovrà andare a uccidere
pensi anche a una cosa del genere, però insomma è un po' così, un po' lascia un po' perplessi questo fatto. Prosegue il racconto di Antenucci. Lunedì 19 agosto, il giorno dopo, eseguita la prima giornata di lavoro, i tre si rivedono la sera ed assieme vanno a fare una partita a biliardo a Prato, al Circolo Acli, trasferendosi con l'autovettura del Vinci Salvatore. Allora, il lunedì, siamo a meno 2 dal giorno del delitto, Salvatore si fa una bella giornata di lavoro con l'Antenucci e si conoscono, immagino. Salvatore sta tutto il giorno e poi anche la sera esce con quest'Antenucci e infatti vanno a fare una partita a biliardo a Prato con la macchina del Vinci. Insomma, è chiaro, no? Che il Vinci stava cominciando a mettere, così, ad avere l'idea di dove poi sarebbero finiti lui e l'Antenucci. Andiamo avanti con il racconto dell'Antenucci. Abbiamo visto la domenica, abbiamo visto il lunedì, adesso siamo al martedì, il giorno prima del delitto. L'Antenucci prosegue affermando che anche il martedì sono stati al lavoro sino alle ore 20:30-21. Un'altra giornata di lavoro, il giorno prima del delitto. E dopo, mentre il Biancalani è andato a casa dei suoi genitori, lui è invitato a cena per la prima volta in casa del Vinci. E qui arriva l'episodio in cui arriva Francesco, quello che ho raccontato, arriva Francesco, poi i tre tutti insieme vanno al bar Sport, lì incontrano il Biancalani e il Vargiu, poi Francesco se ne va e c'è la battuta di Salvatore che va dalla Locci. Poco dopo, mentre il Biancalani dice di non sentirsi bene e rimane alla briglia, loro tre, e precisamente Salvatore, Silvano e lui, si portano al Circolo di Prato, ove si intrattengono fino a tarda sera, fino a quando, come lui stesso afferma, non li buttano fuori per la chiusura del locale. Ecco qua. Il giorno prima del delitto, Salvatore Vinci si fa una giornata di lavoro, si fa una cena con questo nuovo amico e con la moglie. Arriva il fratello, poi tutti e tre vanno al bar, lì giocano, fanno quello che devono fare. Ecco, tutto questo il giorno prima di un delitto nel quale Salvatore Vinci avrebbe dovuto andare a uccidere Barbara Locci e Antonello Bianco. Teniamolo presente questo. Il giorno dopo, e siamo al giorno del delitto, vediamo cosa succede. Il giorno dopo, mercoledì 21, prosegue l'Antenucci, egli si reca al lavoro direttamente con il suo motorino, ove rimane con gli altri due, cioè trova Biancalani e Salvatore al lavoro, ove rimane con gli altri due ad operare sino alle ore 20:30-21. Cioè anche il giorno del delitto, Salvatore Vinci fa una giornata di lavoro fino alle 20:30-21, assieme al suo nuovo amico e al suo vecchio amico Biancalani, con il quale poi sappiamo bene che ci sarebbero stati, io penso che già c'erano, dei rapporti un po' particolari. La sera, tutti e tre, Vinci, Biancalani e lui, si allontanano con i rispettivi mezzi e lui si reca a Prato a visitare una sua cugina, cioè Antenucci, rimanendo ospite a cena. Lo stesso, al termine, si allontana, recandosi presso la Casa del Popolo, ove si intrattiene sino a tarda sera. Insomma, il giorno del delitto, Salvatore Vinci rimane al lavoro fino alle 21, ma insomma, non si sarà interessato presso i suoi complici di com'era la situazione, di se la donna sarebbe uscita la sera, cosa sarebbe successo. Magari sì, poteva anche aver telefonato, potevano essersi messi d'accordo per telefono, ma insomma, sembra una cosa un po' strana che di fronte a un fatto così, insomma, non so io, questo andava a uccidere qualcuno, non è che andava a vedere un film, andava a uccidere qualcuno. E che lui fosse così tranquillo, se ne stette al lavoro tutta la giornata con il suo amico. Ma è veramente una cosa un po' strana. Arriva la notte, quella notte lì, a mio parere, Salvatore Vinci andò a intrufolarsi nel letto di qualcuno e vediamo il giorno dopo il delitto. Perché il racconto di Antenucci continua. Egli, continuando nel suo racconto, dichiarisce che il giorno dopo, e cioè giovedì, è andato nuovamente al lavoro, trovando sul posto il Biancalani, mentre il Vinci, che giunge più tardi, si allontana con una scusa prima di mezzogiorno, senza fare più ritorno. Allora, cosa succede? Che
Antenucci va al lavoro il giovedì, il giorno dopo il delitto, non c'è Vinci, Vinci arriva dopo. Dove era stato Vinci fino a quell'ora? Supponiamo che fosse stato a uccidere Barbarolocci e Antonello Bianco. Alle 2, secondo l'idea di Torrisi e di Rotella, avrebbe accompagnato Natalino, cioè alle 2 avrebbe lasciato Natalino davanti alla casa di De Felice e poi se ne sarebbe andato via. Ma di lì, alla mattina dopo, che avrebbe fatto? A casa non c'era ritornato, la moglie lo testimoniò. Era rimasto in macchina a contare le lucciole? Io non so cosa avrebbe fatto. Io non penso che non sarebbe tornato a casa. Sappiamo che Stefano Mele tornò a casa perché poi andarono a cercarlo i carabinieri e lo trovarono a casa. E Salvatore Vinci avrebbe rischiato di. Per qualche motivo, chi lo sa, che i carabinieri andassero a casa sua senza trovarcelo, io penso che sarebbe, cioè, un personaggio così intelligente avrebbe fatto questo errore, quello di rimanere in giro a far chissà che cosa e poi andare a lavoro in tarda mattinata, cioè diciamo a mattinata iniziata, con il rischio che i carabinieri fossero già andati a casa sua a cercarlo, come andarono a cercare il fratello. Andiamo avanti con il racconto di Antenucci. Ultimata la giornata lavorativa, fanno rientro alla Briglia e il giorno dopo, venerdì 23, si ripresenta al suo posto di lavoro, Antenucci, ove già trova Silvia Ancalani Saverio. Poco dopo, non vedendo arrivare Salvatore, l'Antenucci chiede notizie a Saverio e questi gli dice: «Non lo sai che è successo?» E alla sua risposta negativa replica che c'è anche nel giornale, facendo riferimento al duplice omicidio di Signa ed affermando che Salvatore è implicato nell'omicidio, aggiungendo testualmente: «Vedrai che chiameranno anche te, ma mi raccomando, non fare il mio nome perché io non voglio essere messo in mezzo». Egli precisa che i carabinieri gli hanno chiesto solo se la sera del 21 è stato a giocare a biliardo con Salvatore e Silvano e che lui, non sapendo collocare esattamente la sera del delitto in rapporto a quella del biliardo, fa confusione perché è convinto che il 21 è martedì. E qui sappiamo questa storia. Allora, qui cosa possiamo pensare che fosse successo ragionevolmente? Allora, la sera del delitto Salvatore si era infilato nelle lenzuola di qualcuno. Era rimasto lì fino alla mattina. La mattina si era alzato e con comodo era andato a lavorare. Al lavoro aveva ricevuto una telefonata di qualcuno che gli aveva detto: «Guarda, che c'è tuo fratello in caserma che lo stanno interrogando, magari era la cognata o qualcun altro, e è stata uccisa Barbarolocci e questo suo amante». Salvatore Vinci era andato via, testimonia l'Antenucci che era andato via con una scusa. Dove era andato? Era andato a interessarsi di questa storia, sarà andato a casa del fratello a chiedere alla cognata e così via, no? Cioè, mi sembra che sia una cosa evidente. E poi, vabbè, il giorno dopo non so che cosa possa aver fatto, sappiamo che poi ci furono le accuse del Mele e che la notte venne interrogato anche lui. Però c'è un fatto, ecco, buttiamo lì questo fatto, che è questo. A mio parere Salvatore Vinci con il delitto di Signa non c'entrava nulla, ma non proprio nulla, ma quasi nulla. Qualcosina ci doveva aver avuto a che fare. C'è un fatto un po' strano che sono, io questo credo di averlo già detto, lo ridico, sono le sue accuse al fratello Francesco. Dopo che Mele ritirò le accuse contro di lui al 24, Salvatore Vinci venne reinterrogato. A quel punto ci fu anche l'episodio del Mele che si buttò a suoi piedi piangendo, chiedendogli scusa, ma a quel punto Salvatore Vinci non era più sotto accusa di Mele. E però in questa occasione lanciò delle velate accuse contro il fratello, dicendo che aveva una pistola, sapeva che aveva una pistola, gliel'aveva detto la cognata, sapeva anche che era geloso della Locci, che li aveva seguiti a lui e alla Locci quando erano andati a Firenze. Insomma, lanciò queste accuse contro il fratello. Io penso che nella confusione che Salvatore si trovò di fronte, che non sapeva cosa era successo, io penso che un sospetto sul fatto che effettivamente il fratello potesse aver partecipato assieme al Mele a questo delitto, ce l'aveva questo pensiero. Ma perché
accusò il fratello. Io penso che dietro ci fosse una questione, la questione della pistola. Una pistola che andrebbe un po' così raccontato bene tutto quello che c'è attorno a questa pistola, ma una pistola con la quale credo che i fratelli Vinci avessero avuto effettivamente qualcosa a che fare. Adesso arriviamo all'ultimo elemento, io credo che sia quello che taglia la testa al toro, povero toro, sull'ipotesi di Rotella e Torrisi che il delitto fosse stato compiuto dal comando dei Mele, fratello, cognati, due cognati e Salvatore Vinci. Pensiamo a quello che successe la mattina in cui Stefano Mele andò in caserma e confessò di essere stato lui assieme a Salvatore Vinci. E allora, assieme a lui c'era Mucciarini. Mucciarini che si adoperò per questa confessione. Teniamo presente che nel giorno precedente Stefano Mele aveva fatto delle allusioni sulla possibile colpevolezza di Francesco Vinci. Poi la sera aveva preparato il figlio per accusarlo. Questo l'abbiamo visto in altre occasioni, ma è una cosa che è abbastanza certa, perché poi Natalino mi disse il babbo di dire di averlo visto a Francesco. E glielo poteva aver detto soltanto in quell'occasione, perché poi il giorno dopo andò in caserma e poi andò in carcere. Per cui solo in quella serata lì poteva avergli dato questa disposizione. Gli aveva detto di non dire nulla accompagnandolo alla casa delle Felice, poi si vede che per qualche motivo gli venne in mente che poteva esserci questo colpevole Francesco Vinci e cercò di istruire il figlio per accusarlo. Però poi il giorno dopo accusò Salvatore. Perché? Io penso che di mezzo ci fossero i suoi familiari, rappresentati in quell'occasione da Mucciarini, che non a caso aveva detto credo che quella mattinata lì, aveva detto al ragazzo, al bambino, di dire di aver visto Salvatore fra le canne. Evidentemente la famiglia Mele voleva accusare Salvatore Vinci, ma se Mucciarini e Salvatore Vinci fossero stati complici, aveva senso che Mucciarini tirasse in ballo Salvatore? Cioè, non aveva il minimo senso. Cioè, sarebbe stato un darsi la zappa sui piedi, perché se quello fosse stato, si fosse trovato nei guai, a quel punto avrebbe detto: senti, io andrò in galera, ma ci viene anche te. Insomma, cioè come minimo, no? Per cui ha veramente poco senso questo fatto, il fatto che Mucciarini avrebbe coinvolto Salvatore Vinci se questo fosse stato suo complice, veramente non aveva senso. Naturalmente anche Rotella e Torrisi non potevano non vedere questa incongruenza, no? Per forza, ma vediamo come Torrisi cercò di superarla, vediamo la sua ipotesi. La parte predominante è assunta dal Mucciarini Piero, che assiste all'interrogatorio in veste ufficiale di coadiutore della giustizia, mentre funge invece da vero consigliere del Mele Stefano, in difficoltà palese, visto che gli inquirenti non danno particolare peso al nome di Vinci Francesco, buttato lì dal medesimo nel suo primo interrogatorio. Allora, come vediamo, come abbiamo visto anche per Torrisi, Mele intendeva accusare Francesco, ma questo è il suo ragionamento. Secondo Torrisi, Mucciarini e i familiari di Mele erano convinti che l'accusa contro Francesco non abbia avuto valore. Per cui, per evitare che gli inquirenti andassero a guardare da qualche altra parte, cioè diciamo dalla loro, gli volle dare un colpevole più credibile. Ora, questa è veramente una cosa, cioè il rapporto Torrisi è pieno di assurdità, questa è una delle più grosse. Cioè, il ragionamento è questo. Mele aveva intenzione di accusare Francesco Vinci non era un assassino credibile, a questo punto, per evitare che gli inquirenti rimanessero a zero, gliene diamo un altro, ma a chi? Gli diamo il nostro complice. È una cosa veramente assurda. Però cominciamo pure col dire che non è vero che Francesco Vinci era un assassino poco credibile. Affatto, fu il primo che venne convocato da Funari. Cioè Funari, che lo aveva arrestato nel caso dell'abbandono del tetto coniugale, concubinato, quel che era, sapeva che Francesco Vinci era geloso della Locci, sapeva anche che era un piccolo delinquente, per cui era convinto che
potesse essere lui l'assassino. Era un assassino credibilissimo. Cioè, per cui questa parte della giustificazione Torrisi non sta proprio in piedi, ma non sta in piedi nemmeno l'altra, che vede Mucciarini consegnare alle forze dell'ordine un proprio complice. Comunque continua il rapporto Torrisi. Quindi la prima confessione del Mele relativa al Vinci Salvatore nasce da una volontà comune ai due di rendersi credibili verso gli inquirenti, al fine di allontanare sospetti immediati anche a carico dei loro familiari, che se coltivati e perseguiti in quel frangente avrebbero potuto creargli difficoltà notevoli. E qui è veramente una cosa, cioè, per paura che giunga a noi, gli diamo un nostro complice. Del resto, a questo punto, è logico pensare che anche la ritrattazione dell'accusa di Stefano contro Salvatore, quella del 24, del giorno dopo, faccia parte di un piano prestabilito e che la visita del Mucciarini e del Mele Giovanni al congiunto in carcere non può che assumere il significato del sostegno morale e della verifica che Stefano ha fatto esattamente quello che ha avuto suggerito. Allora, facciamo i conti. Mercoledì c'era stato il delitto. Giovedì Stefano Mele aveva lanciato allusioni su Francesco. Giovedì. Venerdì aveva accusato Salvatore. Sabato aveva accusato Francesco. Domenica era in carcere e andarono a trovarlo Mucciarini e Mele. Ecco, secondo Torrisi, sarebbero andati a trovarlo per dirgli: bravo, hai fatto bene a cambiare versione da Salvatore a Francesco. E questo, secondo Torrisi, sarebbe stato un piano prestabilito. Cioè, è una cosa assurda. Si sarebbe deciso di accusare prima Salvatore e poi di ritrattare e accusare Francesco. Cioè, ma allora perché non accusare subito Francesco Vinci e basta? Cioè, questo discorso che non sarebbe stato un assassino credibile poi non è più valido dopo che si è accusato Salvatore e si è passati su di lui? Cioè, non sta in piedi questa descrizione. È chiaro che in questo scenario, che fu costruito andando a prendere pezzi delle varie confessioni di Mele, e tra cui ce n'erano di quelli che erano stati indotti dalla paura di Mele di andare in carcere, venne fuori un pastrocchio, cioè un pastrocchio impresentabile, nel quale non c'era nessuna linearità. Cioè, questo piccolo comando di 5 persone che sarebbe andata a uccidere con una pistola da tiro a segno due poveri amanti che inermi, privi di armi, non ha senso, non ha assolutamente senso. Supponiamo, io ho pensato a un possibile scenario differente nel quale potesse esserci dentro Salvatore Vinci. L'unico che mi è venuto in mente è questo. Di sicuro Stefano Mele e Piero Mucciarini c'erano. Questo è testimoniato da Natalino stesso. Cioè, Natalino disse chiaramente che l'aveva accompagnato il padre e che aveva visto lo zio Piero. Su questo non ci piove. In più, Stefano Mele ha anche l'elemento dell'alibi che si era creato la mattina del giorno del delitto, e questo fatto non può che dire che lui quella sera c'era. Per cui questi due personaggi c'erano comunque. Supponiamo che assieme a loro ci fosse Salvatore. In questo modo, dai discorsi di Mele, ma anche poi così da quello che si può immaginare della situazione, è molto probabile che anche Mucciarini avesse così approfittato delle grazie della moglie di Mele. E pare che Mele fosse, io verbali non ce li ho, ma insomma avesse raccontato di essere rientrato e di averli trovati a letto, e anche di essere rimasto lì a guardare. Supponiamo pure che i due amanti, Salvatore Vinci e Piero Mucciarini, si fossero accordati per farla pagare a Barbara Locci, che aveva preferito amanti più giovani, amanti più che le piacevano di più, insomma in quel caso il Lo Bianco. Si fossero messi d'accordo e fossero andati a uccidere questa coppia, che Salvatore Vinci non si fosse fatto vedere da Natalino, che Natalino avesse visto lo zio Piero e il padre, e così via. E questo potrebbe essere uno scenario, no? Di due amanti delusi che si mettono assieme.
Però è uno scenario che comunque cozza contro il fatto che Mucciarini non avrebbe mai tirato in ballo il proprio complice, perché correndo il rischio di essere accusato anche lui. Per cui anche questo scenario è da escludere. Io non ne vedo altri. Direi che a questo punto, anche se non ci sono prove che Salvatore Vinci non avesse di sicuro partecipata a questo delitto, perché l'unica prova sarebbe stata quel qualcuno che quella notte era stato con lui, ma quel qualcuno non si è mai saputo chi è e non si saprà mai. Per cui questa prova definitiva non ci sarà mai, però la logica ci dice che anche in questo caso è difficile che Salvatore possa essere stato l'assassino di questi due amanti, di Barbara Locci e Antonello Bianco. Direi che il video può finire qui. Vedremo se al prossimo sarà il caso di cominciare a dare un'occhiata a quello che è il terzo tassello del teorema Torrisi, che è quello di Salvatore, che sarebbe poi andato a uccidere le coppie di giovani innocenti, le sette coppie di giovani innocenti. Vedremo al prossimo video. Vi saluto.